Bentornati su Nomo Mammazzo, bentornati nella rubrica Trailer Reaction, dove oggi voglio vedere insieme a voi il trailer di He-Man and the Master of the Universe Revelation, che è una nuova serie animata che uscirà su Netflix. Dovrebbe essere coinvolto Kevin Smith, che per chi non lo conoscesse è l'autore, il regista di Clerks, il regista di Dogma, di Jay e Silent Bob, è lo stesso interprete di Silent Bob, ha scritto il fumetto Daredevil, Diavolo Custode, Spider-Man e Black Cat, insomma un nerdaccio della Madonna che si è gettato sui Master of the Universe, quindi ho molta emozione per quella che potrebbe essere questa serie, sia per il regista perché lo seguo, mi piace professionalmente, e sia perché comunque, nonostante io sia nato leggermente lungo rispetto al successo dei Master of the Universe, ho avuto anch'io la mia buona parte di action figure, di giocattoli quando ero piccolo, di He-Man, sono cresciuto con la VHS di He-Man e She-Ra, il segreto della spada, e quindi non vedo l'ora di vedere questa serie, anche perché quando è uscita la serie del 2002, che era anche più bella di quella dell'87, che se la rivedete ora distruggete la vostra infanzia. La serie del 2002 era molto bella, però io ero adolescente, quindi non ero proprio tanto nell'età per guardare ancora, diciamo, i cartoni, no? Ero un po' nel rigetto adolescenziale, quindi l'ho recuperata molto tardi, ma non si recupera facilmente. Mi è piaciuta molto, so che ha avuto solo 2 stagioni. Spero che qua riescano a unire, diciamo, la qualità di sceneggiatura della serie del 2002 e il design dell'originale dell'87, anche perché è un po' quello che attira, no? Anche i vecchi fan, perché magari con le vecchie action figure rivendute potrebbero tirare un po' questa serie. Ma basta, ho già parlato troppo, guardiamo il trailer, che tra l'altro contiene una canzone che a me piace tantissimo, che è Holding Out for a Hero di Bonnie Tyler, che molti di voi potrebbero conoscere per Shrek 2, io invece la conosco per Cortocircuito 2. In questi giorni è stata molto utilizzata sia nella seconda puntata di Loki, sia per il trailer del videogioco Guardiani della Galassia, ma io voglio concentrarmi su questo trailer. Pronti? Via! Ci riuscirai mai, Skeletor! Castello di Grayskull. Chiama il tuo campione! Man at Arms! Oh, che bella Sorceress! Dopo 40 anni! Come 40 anni? Sono così vecchio! È ora di riprendere il potere! Ma che bello! Bello He-Man che è magrolino e diventa grosso come nella serie del 2002, anche perché ha più senso che non lo riconoscano in questo modo. Battle Cat! Il design è fantastico! Evil Lean! Orco che fa qualcosa, che non è solo una release comica, che ha dei poteri fantastici. Orco è il mio personaggio preferito. Che bello. Si è visto poco o niente, lo so che si è visto poco o niente. Poi hanno sfruttato questa canzone che, diciamo, potrebbe far piacere qualunque cosa. Però il design è fantastico, è classico, classicissimo, portato però nell'era moderna, portato nel 2021. C'è qualche bella idea della serie del 2002 che hanno riportato, tipo il fatto che He-Man, quando è Adam, non è uguale a He-Man, ma è un po' più magro, sembra un po' più giovane, quindi comunque ha senso che non venga riconosciuto da Tila, che in teoria non dovrebbe sapere l'identità di Man, poi non so in questa serie. L'identità di Man dovrebbero saperla solo Man at Arms, credo Sorceress e non so se anche Orco, vabbè, comunque vedremo perché poi
magari hanno anche un po' rimescolato le carte in tavola. Chissà se Skeletor sarà, se lo sbaglio, lo zio di He-Man come nella serie del 2002, oppure non verrà chiarito chi è Skeletor. Potrebbe essere anche il fratello, so che si parlava anche di un film di He-Man, non so a che punto sia, se hanno rinunciato al progetto, però c'era qualche idea anche sull'origine di Skeletor da questo punto di vista. Potrebbe essere che hanno preso anche qualche idea sul film che non hanno ancora fatto. Vedremo, vedremo. Fatemi sapere se siete interessati al fatto che parlerò di questa serie, quindi quando uscirà questa serie. Sarà una serie Netflix, quindi è probabile che esca debotto, così debotto. Però vediamo, se siete interessati fatemi sapere se volete che faccia una recensione puntata per puntata. Magari se sono poche puntate la si può fare, se sono 24 puntate magari farò la recensione di tutta la prima stagione. Comunque scrivetemi qua sotto se siete interessati. Io vi ringrazio per aver seguito fino a qua, vi ringrazio per il traguardo dei 2000 iscritti, non lo sto ancora urlando i 420 perché aspetto che salgano un pochino, perché possono ancora tornare a 1999, quindi non dico niente, però per ora vi ringrazio. Uscirà un video di unboxing a sorpresa, cioè nel senso non vi voglio dire di che cos'è, uscirà anche un video di unboxing su He-Man e i Master of the Universe, cioè di unboxing di vecchi giocattoli che voglio girare meglio perché l'avevo già girato, ma ci tengo che vediate anche meglio i giocattoli, diciamo. Noi ci vediamo nel prossimo video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci.